È iniziata la stagione estiva e la gente si prepara ad andare alla spiaggia nelle migliori condizioni, quindi la gente si reca in un centro estetico. Sì, va dall'estetista per prepararsi all'estate con massaggi, trattamenti mirati a migliorare il proprio aspetto fisico. E nel centro estetico si possono fare i soliti massaggi linfodrenanti, ayurvedici, proprio preparatori alla pelle, anche per l'abbronzatura. Trattare il corpo con dei massaggi, delle manovre proprio per rimodellare il corpo, per tonificare il tessuto. E poi abbiamo una doccia solare, che viene chiamata una doccia solare californiana, che è una nebulizzata di colore, e questo aiuta molto all'abbronzatura. Questa nebulizzata di colore non dà raggi solari al corpo, quindi è proprio una tinta. Uno arriva in spiaggia già bella abbronzato, ovviamente con i raggi del sole l'abbronzatura risale ancora di più. Abbiamo altre novità: un lettino olistico dove si possono fare dei fanghi dentro per preparare la pelle, ammorbidirla molto, e quindi anche lì al sole si va un po' più pronti a prendere i raggi solari. Ecco, parliamo un po' dei massaggi in particolare, quelli che vengono fatti a spiaggia, diciamo, da massaggiatori tra virgolette abusivi, fanno male. Beh, direi di sì, comunque alla gente conviene sempre rivolgersi a un centro specializzato con persone professioniste, perché si può intoppare nella persona magari brava a massaggiare, ma possono dare dei seri problemi se il massaggio non viene fatto correttamente. È sempre più difficile trovare proprio la mezz'oretta per se stessi, però è giusto farlo perché non si può sempre correre. E ritagliare un po' di tempo per il proprio corpo e la mente.